Ciao a tutti ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vedremo come cambiare il colore di qualsiasi oggetto in modo super accurato all'interno di Photoshop. Cambiare il colore degli oggetti, dai, ma che ci vuole? E se ti dicessi che possiamo sostituire un qualsiasi colore con un codice colore specifico? Beh, non ho capito un tubo, ma sembra figo. Quello che devi sapere è che questo tutorial è diviso in due parti. Nella prima parte vedremo come cambiare il colore di qualsiasi oggetto in modo super specifico utilizzando tonalità e saturazione. Beh, sembra tanta roba, lo è per davvero. Nella seconda parte del tutorial invece vedremo come cambiare il colore di una poltrona. Beh, sembra interessante quanto un cambio di stagione. Ma ok. La verità è che abbiamo deciso di aggiungere questa seconda parte perché a volte il comando tonalità e saturazione può creare dei brutti artefatti. Quindi se non riuscirai a cambiare il colore con la prima tecnica, puoi utilizzare la seconda. Insomma, diventerai un vero esperto del cambio colore. Una parola? Wow! Prima di iniziare devi sapere che io e Stefano siamo i fondatori del corso Photoshop Facile. Il primo corso per imparare ad usare Photoshop per realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. Ragazzi, si tratta del corso di Photoshop più completo che l'Italia abbia mai visto. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono le centinaia e centinaia di testimonianze dei nostri studenti. Puoi trovare queste testimonianze semplicemente facendo una piccola ricerca su Google. Ecco, se durante i miei inizi avessi davvero seguito un corso come Photoshop Facile, molto probabilmente avrei risparmiato un mucchio di tempo, ma soprattutto avrei acquisito in modo rapido un metodo di lavoro. La verità è che la differenza tra un principiante e un professionista si vede proprio dal metodo di lavoro. Se ti abbiamo incuriosito, vogliamo darti la possibilità di guardare in modo totalmente gratuito le prime tre lezioni del corso Photoshop Facile. Ti lasciamo il link qui in basso in descrizione. Bene, siamo pronti per cambiare il colore di qualunque cosa, quindi entriamo all'interno di Photoshop e vediamo come fare. Non vedo l'ora. Ed eccoci qui all'interno di Photoshop e in questa prima parte di tutorial voglio illustrarti una tecnica davvero molto interessante che ti permetterà di cambiare il colore di qualsiasi tuo oggetto in maniera super specifica. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito e come puoi notare qui al centro ho già importato la foto su cui andrò a lavorare. Il mio obiettivo sarà quello di cambiare il colore di questa macchina con un altro colore che adesso andremo a selezionare insieme. Quindi per prima cosa mi dirigo qui sulla barra degli strumenti e vado a selezionare lo strumento rettangolo. Qui in alto, nelle impostazioni dello strumento, possiamo trovare il riempimento, quindi possiamo decidere di riempire il nostro rettangolo con un qualsiasi colore. Facciamoci un click, quindi andiamo a cambiare il colore e per farlo facciamo click qui su questa icona di selettore colore. Ora, quello che dobbiamo fare consiste semplicemente nel capire con quale colore vogliamo sostituire il colore attuale della macchina. Sei libero di selezionare un qualsiasi tuo colore e nel mio caso voglio cambiare questo colore blu con un rosso. Quindi mi dirigo qui appunto sui rossi, ecco questo forse è un rosso un po' troppo acceso, quindi mi dirigo verso il basso e direi di impostare questo colore qui. Come puoi notare al colore che sono andato a scegliere corrisponde naturalmente a un codice colore. Eccolo qui. Questo vuol dire che puoi impostare tu in modo manuale il colore da donare al tuo oggetto, oppure perché no, diamo ok, puoi prendere una foto su internet, selezionare lo strumento campiona colore, questo qui, e andarti a prendere il tuo colore specifico. Nel mio caso, questo qui, il primo che visualizziamo è il colore che sono andato ad impostare, facciamoci un click e vado semplicemente a creare il mio rettangolo, in questo modo. Quindi questo è il colore con cui vogliamo sostituire il colore della macchina. Si tratta di un colore specifico che siamo andati ad impostare in modo manuale, ma adesso dobbiamo capire qual è il colore che dobbiamo sostituire con questo rosso. Sì, lo so, sembra scontato, infatti starei pensando che il colore con cui dobbiamo sostituire questo rosso è naturalmente il blu della macchina. Ok, ma nello specifico, di quale blu stiamo parlando? Infatti ti faccio vedere, selezioniamo qui nella barra degli strumenti lo strumento contagocce, assicurati di fare clic qui sul livello di sfondo, ci dirigiamo su una qualsiasi porzione blu della macchina e facciamo click. Ok, in questo momento ho campionato questo colore, ma provando a spostarmi un po' più a sinistra, come puoi notare abbiamo ancora un altro colore. Ancora mi sposto ancora più a sinistra e qui abbiamo ancora un nuovo colore. Quindi quello che voglio farti capire è che sulla macchina sono presenti diverse sfumature di blu. Il nostro obiettivo sta semplicemente nel capire qual è quel blu specifico che vogliamo sostituire con questo rosso. Per farlo, signori, è molto semplice. Infatti dobbiamo individuare una porzione di colore che non è né troppo influenzata dalle ombre né troppo influenzata dalle luci. Per esempio, nel mio caso una porzione che potrebbe rispecchiare il colore della macchina è questa qui. Facciamo un po' di zoom, Command più o Control più se utilizzi Windows, oppure prendi lo strumento zoom qui nella barra degli strumenti e vado a zoomare su questa porzione. Tieni premuta la barra spaziatrice per spostarti da una parte all'altra nella tua composizione ed eccola qui. Ora, una volta aver individuato la nostra porzione specifica su cui andare a campionare il colore, come puoi notare anche qui sono presenti diverse sfumature di blu. Infatti ti faccio vedere, premo il tasto I sulla tastiera per selezionare lo strumento contagocce.
Qui abbiamo una sfumatura di blu più chiara, qui abbiamo una sfumatura di blu più scura, eccetera eccetera. Quindi per andare a prendere il giusto colore non dobbiamo fare nient'altro che una media di tutti questi colori presenti all'interno di questa porzione. È più facile a farsi che a dirsi, quindi ti faccio vedere. Seleziono lo strumento lazzo, eccolo qui, lo troviamo sempre nella barra degli strumenti. Cosa molto importante, qui nelle impostazioni dello strumento, sfuma, assicurati di portare questo valore a 0. Quindi lo impostiamo a 0 pixel. E adesso vado ad effettuare una selezione della porzione che abbiamo individuato. Quindi praticamente dobbiamo selezionare quella porzione in cui vogliamo campionare i colori. Ecco, non c'è bisogno di essere super precisi, nel mio caso faccio una selezione davvero molto approssimativa. In questo modo. E adesso, cosa molto importante, sulla base di questa selezione andiamo a duplicare il nostro livello di sfondo. Quindi premi i tasti Command più J o Control più J se utilizzi Windows. Ti faccio vedere, vado a disattivare il mio livello di sfondo. E qui, signore e signori, come potete notare, siamo andati a duplicare solo la porzione che siamo andati a selezionare. In questa porzione sono presenti diverse sfumature di colore, quindi tieni premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows e fai clic sulla miniatura del livello, in questo modo. A questo punto ci dirigiamo su Filtro, Sfocatura, e facciamo clic qui su Media. Come può notare, tutte le sfumature di colore che erano presenti all'interno di questa porzione sono state eliminate. Quindi ci siamo ritrovati con un unico colore. Questo perché siamo andati ad effettuare una media di tutti i colori presenti all'interno di questa porzione. Bene, a questo punto selezioniamo lo strumento contagocce e andiamo a campionare il colore che ci siamo ritrovati qui. Quindi basterà fare un clic su questa porzione. Andiamo a riattivare il livello di sfondo, eliminiamo il livello 1, quindi non ci interessa più, e andiamo a disattivare la selezione. Quindi vai su Seleziona, Deseleziona, oppure premi i tasti Command più D o Control più D se utilizzi Windows. Facciamo un po' di zoom indietro, premi Command meno o Control meno se utilizzi Windows. E adesso, una volta aver individuato il colore del nostro oggetto, andiamo a riselezionare lo strumento rettangolo. Qui sul riempimento ci ritroveremo con il colore che siamo andati appena a campionare e andiamo a creare il nostro rettangolo, in questo modo. Andiamo a selezionare lo strumento sposta oppure premi il tasto V sulla tastiera e andiamo a spostare il nostro rettangolo perché dobbiamo cercare di farlo combaciare col rettangolo di prima, in questo modo. Quindi praticamente qui abbiamo il blu che è il colore del nostro oggetto e qui abbiamo questo rosso che è praticamente il colore con cui vogliamo sostituire il blu della macchina. A questo punto, signori, siamo pronti per andare a creare il nostro livello tonalità e saturazione. Quindi ci dirigiamo sul riempimento, tonalità e saturazione. Ragazzi, cosa molto importante, dovete assicurarvi che il livello tonalità e saturazione si trovi sotto il livello rettangolo 1. Quindi praticamente sotto al colore con cui vogliamo sostituire il colore del nostro oggetto. A questo punto ci dirigiamo all'interno del pannello proprietà e qui abbiamo tre valori, tonalità, saturazione e luminosità. Proviamo a spostare il cursore della tonalità e come può notare, spostando questo cursore andremo a cambiare le tonalità di colore presenti all'interno della nostra immagine. La cosa curiosa è che spostando questo cursore andremo a cambiare tutti i colori della nostra immagine tranne il colore del nostro rettangolo 1, quindi il colore con cui intendiamo sostituire il blu della macchina. Questo perché il livello di regolazione tonalità e saturazione si trova sotto al livello rettangolo 1, quindi andrà ad influenzare solo tutti i colori sottostanti. Quello che dobbiamo fare adesso è focalizzarci sul rettangolo 2, quindi praticamente il rettangolo che sta cambiando colore. Ti faccio vedere, imposto la tonalità a 0, quindi lo ripeto, qui in alto abbiamo il colore della macchina e qui in basso il colore con cui intendiamo sostituire il colore della macchina. Man mano che andremo a spostare la tonalità andremo a cambiare il colore sia della macchina sia del primo rettangolo. Quello che dobbiamo fare quindi consiste semplicemente nel far combaciare il rettangolo superiore, quindi il rettangolo che corrisponde al colore della nostra macchina, con il colore sottostante. Quindi ti faccio vedere, mi sposto un po' più avanti, imposto naturalmente una tonalità che va verso il rosso, in questo modo, vado ad aumentare la saturazione, lo imposto a un più 22 e signore e signori, come potete notare, siamo andati a camuffare il rettangolo superiore con il rettangolo inferiore. Quindi praticamente abbiamo trasformato il blu specifico della nostra macchina con il nostro rosso. Vedi? Ti faccio vedere prima. Dopo. Quindi per fartela breve, adesso il colore della macchina è stato mappato con il colore rosso che avevamo impostato inizialmente. Per farlo siamo andati semplicemente a modificare i valori tonalità e saturazione. Bene, fatto questo, possiamo anche andare ad eliminare il livello rettangolo 1 e il livello rettangolo 2. Quindi seleziona il livello rettangolo 1, tieni premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows e andiamo a selezionare anche il livello rettangolo 2. Adesso premi semplicemente il tasto indietro sulla tastiera. In questo modo.
Quindi il colore della macchina adesso corrisponde al colore che avevamo impostato manualmente all'inizio, ma c'è ancora qualcosa che non va. Infatti, oltre al colore della macchina, siamo andati a cambiare tutti gli altri colori presenti all'interno della nostra immagine. Quindi anche il cielo, il terreno e anche queste rocce hanno questa colorazione davvero molto strana. Ecco perché per andare a cambiare il colore solo della nostra macchina, sfrutteremo la nostra maschera di livello. Nel caso in cui non dovessi saperlo, con le maschere di livello possiamo decidere cosa far visualizzare e cosa nascondere di un determinato livello. E lo possiamo fare con i colori bianco e nero. In questo momento tutta la maschera è bianca e quindi visualizziamo praticamente su tutta l'immagine l'effetto della tonalità e saturazione, ma andando ad invertire la maschera da bianco a nero, quindi molto importante, assicurati di far clic sulla maschera di livello e qui all'interno del pannello proprietà fai clic su inverti, oppure premi i tasti Command più I o Control più I se utilizzi Windows, in questo modo. La maschera è diventata nera, quindi abbiamo nascosto tutto il livello tonalità e saturazione e prendendo lo strumento pennello colore bianco, lì dove andremo a pennellare andremo a rendere visibile l'effetto tonalità e saturazione. Naturalmente andremo a pennellare solo sulla macchina. Vedi? In questo modo. Naturalmente andremo a prendere anche porzioni che non dobbiamo colorare, come per esempio il vetro, quindi ci basterà cambiare il colore del pennello da bianco a nero e pennellare su tutte quelle porzioni in cui vuoi nascondere l'effetto tonalità e saturazione. Faccio un po' di zoom, come per esempio qui sul vetro, in questo modo. Qui in alto a sinistra possiamo modificare la dimensione del pennello oppure la durezza. Quindi prendo una dimensione un po' più piccola, aumento la durezza, quindi prendo un pennello un po' più duro e continuo a pennellare, in questo modo. Ora torno indietro perché voglio darti un ultimo trucchetto. Premo Command più Z o Control più Z se utilizzi Windows. Ancora ripremi Command più Z. Ok, qui abbiamo la nostra maschera completamente nera. Facciamo clic qui sul livello di sfondo e ci dirigiamo su Selezione, Intervallo colori. Grazie a questo pannello abbiamo la possibilità di effettuare una selezione sulla base dei colori presenti all'interno della nostra immagine. Quindi praticamente andiamo a selezionare quelli che sono i colori. Qui su Seleziona possiamo decidere di selezionare rossi, gialli, verdi, il ciano e il blu. Nel nostro caso la macchina è blu, quindi facciamo clic su blu. Ora, anteprima selezione, ho impostato scala di grigio. Questo vuol dire che le porzioni bianche sono quelle porzioni che in questo momento stiamo selezionando e al contrario le porzioni nere sono quelle porzioni che non stiamo selezionando. Come puoi notare, andando a selezionare blu non siamo andati ad effettuare una selezione molto precisa, vedi? Ecco perché possiamo semplicemente indicare a Photoshop quali colori vogliamo campionare. Per farlo è molto semplice, infatti qui su Seleziona ci basterà selezionare colori campionati. Anteprima selezione, imposto nessuna, e facciamo un clic su tutti i vari livelli di sfumatura di blu presenti appunto sulla macchina. Quindi inizio da qui, faccio un semplice clic, ancora tengo premuto il tasto maiuscolo. Come puoi notare a fianco il cursore è apparso questo simbolo più, questo vuol dire che possiamo aggiungere altri blu alla nostra selezione. Quindi continuo con il selezionare anche questo blu. Questo blu, e man mano che vado a selezionare porzioni di blu, come puoi notare, qui la carrozzeria della nostra macchina diventerà bianca. Questo vuol dire che stiamo andando a selezionare solo i blu della nostra macchina. Continuiamo. A questo punto direi che ci siamo, anteprima selezione vado a rimpostare scala di grigio, e qui abbiamo un altro cursore. Tolleranza. Questo vuol dire che possiamo aumentare il range dei colori che siamo andati a selezionare, quindi man mano che aumento questo cursore, sempre più porzioni diventeranno bianche. Quindi sempre più porzioni andremo a selezionare, perché Photoshop prenderà come punto di riferimento sempre più colori, vedi? Al contrario, spostandomi verso sinistra, andremo a diminuire il range dei colori, quindi andremo a selezionare meno colori. Ecco, nel mio caso imposto la tolleranza a un 51 e diamo ok. A questo punto, una volta aver effettuato la nostra selezione, che tra parentesi non è molto precisa, rifacciamo clic qui sulla maschera del livello tonalità e saturazione, prendiamo lo strumento pennello, colore, bianco, e lì dove andremo a pennellare andremo a rendere visibile il livello tonalità e saturazione. Quindi, visto che abbiamo attiva in questo momento la nostra selezione, ci basterà pennellare all'interno di questa selezione. In questo modo. Andiamo su Seleziona, Deseleziona e signore e signori, come potete notare, siamo andati ad applicare il livello tonalità e saturazione solo sul colore blu della nostra auto. Questo perché il colore blu è il colore che abbiamo selezionato tramite il pannello intervallo colori. Ora, naturalmente questa è solo una base da cui partire, infatti è necessario migliorare la nostra selezione in modo manuale. Ti faccio vedere, qui abbiamo alcune sbavature, per esempio. Assicurati di fare clic sulla maschera tonalità e saturazione, prendi lo strumento pennello, colore,
nero, vado a diminuire la dimensione del pennello, durezza, imposto 100%, e lì dove andrò a pennellare andrò a nascondere l'effetto tonalità e saturazione. Quindi io praticamente vado a nascondere l'effetto qui sul mare, in questo modo. Ecco, qualora dovessi ritrovarti davanti al tuo colore originale, come per esempio, vedi, in questo momento visualizzo delle porzioni blu, ci basterà cambiare il colore del pennello da nero a bianco e pennellare su quelle porzioni su cui vogliamo applicare l'effetto tonalità e saturazione. In questo modo. Ecco, ci spostiamo e come puoi notare anche qui c'è una porzione di tonalità e saturazione che deve essere rimossa, quindi prendo lo strumento pennello, colore nero, oppure premi il tasto X sulla tastiera per passare da un colore all'altro, e vado a pennellare. In questo modo. Qui visualizzo le porzioni blu, quindi ricambio il colore da nero a bianco, premo X sulla tastiera e vado a pennellare. Ragazzi, è davvero molto semplice e questa operazione è necessaria per ultimare il lavoro, quindi se vuoi ritrovarti davanti a un risultato davvero preciso, il mio consiglio è quello di effettuare questa operazione. Anche qui, per esempio, il logo, ci vado a pennellare. Ok, una volta aver corretto a mano tutte le varie sbavature, ecco qui il nostro risultato finale. Facciamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Ora passo la parola a Simone perché con il prossimo esempio vogliamo illustrarti un'altra tecnica per andare a cambiare i colori dei tuoi oggetti. Ok, siamo all'interno di Adobe Photoshop e con questo secondo step voglio mostrarti un'altra tecnica super efficace per andare a cambiare il colore di qualsiasi oggetto presente all'interno delle nostre foto. Per prima cosa spostiamo lo sguardo qui sul pannello dei livelli. Se noti bene, qui abbiamo un livello di sfondo, appunto il livello che contiene la nostra immagine di partenza, e un livello con una pennellata arancione. L'obiettivo del tutorial è cambiare il colore della poltrona prendendo come punto di riferimento questo colore arancione. Quindi sì, cambieremo il colore della poltrona da blu ad arancione. Ok, ma prima di continuare voglio spiegarti un concetto davvero importante. Quindi apriamo il pannello selettore colore, spostiamo il cursore qui sulla barra degli strumenti e facciamo clic su uno dei due colori. Si aprirà il pannello selettore colore e ragazzi, qui noi possiamo selezionare qualsiasi colore. Ecco, ma nota bene una cosa. Qui sulla destra troviamo tre spunte. La spunta H, la spunta S e la spunta B. HSB. H è Hue e significa tonalità, saturation, saturazione, brightness, luminosità. Proviamo a selezionare un altro colore all'interno del selettore colore e guarda che cosa succede su quelle tre spunte. I valori cambiano. Questo perché tutti i colori che visualizziamo all'interno di questo pannello non sono nient'altro che la combinazione di queste tre varianti. Quindi la tonalità, che indica appunto il colore principale, la saturazione, che appunto indica l'intensità del colore. Vedi, più sposto la spunta verso destra, più il colore risulterà acceso. Ed infine troviamo la luminosità, ossia quanto è chiaro o quanto è scuro il nostro colore. Ti dico tutto questo perché se vuoi comprendere bene il funzionamento della tecnica che vedremo tra poco, è molto importante che tu capisca bene questo concetto. Quindi in questo tutorial prenderemo il colore arancione e andremo a combinare la tonalità e la saturazione riportandola sul divano. Solo successivamente andremo a lavorare con la luminosità del colore. Se non ti è chiaro, non preoccuparti, ascoltami molto attentamente. La prima cosa da fare consiste nel creare un nuovo gruppo. Quindi premiamo Command più G o Ctrl più G se utilizzi Windows. Porto il livello 1 al di sopra del gruppo. In questo modo facciamo clic all'interno del nostro gruppo 1. E adesso ragazzi andiamo a creare una tinta unita. Quindi facciamo clic su Riempimento, Tinta unita. Nel mio caso ragazzi andrò a scegliere il colore arancione. Quindi mi basterà fare clic con il tasto sinistro del mouse sul colore. In questo modo. E fare clic su ok. Chiudiamo il nostro gruppo 1 e per il momento nascondiamolo. Ora, prima di continuare, dobbiamo selezionare la porzione che vogliamo colorare. Quindi nel nostro caso abbiamo detto il divano. Facciamo un po' di zoom sul divano. E ragazzi, naturalmente, nel nostro caso vogliamo sì cambiare il colore del divano, ma allo stesso tempo vogliamo lasciare inalterato il colore dei cuscini e il colore della coperta. Quindi spostiamoci sulla nostra barra degli strumenti e selezioniamo lo strumento selezione oggetto. Eccolo qui. Altrimenti puoi anche premere W sulla tastiera. Adesso non dobbiamo fare nient'altro che indicare a Photoshop quale oggetto selezionare. Nel mio caso, il divano. Ora, cosa molto importante, prima di continuare assicurati di selezionare il livello di sfondo. A questo punto spostiamo il cursore all'interno della nostra immagine e tutto quello che dobbiamo fare adesso consiste nell'indicare a Photoshop quale oggetto deve selezionare. Nel nostro caso abbiamo detto il divano. Quindi teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e andiamo a selezionare tutto quanto il nostro divano. Rilasciamo il tasto sinistro del mouse e, signore e signori, automaticamente Photoshop andrà a creare la selezione del nostro oggetto. Incredibile. Tutto fantastico, ma c'è un piccolo problema.
Infatti sì, abbiamo selezionato il divano, ma siamo andati a selezionare anche i cuscini e la nostra coperta. Noi abbiamo detto che non volevamo che fossero inclusi all'interno della selezione. Per risolvere è semplicissimo, ti basterà premere il tasto Option o Alt se utilizzi Windows e dire a Photoshop quali oggetti rimuovere dalla selezione. Nel mio caso andrò a selezionare i due cuscini, in questo modo. Rilascio il tasto sinistro del mouse, vado a migliorare ulteriormente questa selezione. Ti ricordo che per escludere porzioni dalla tua selezione devi tenere premuto il tasto Option o Alt se utilizzi Windows. Ecco, vedi, appare la spunta meno e solo quando vedi la spunta vai ad escludere porzioni all'interno della selezione. Ora, una volta aver selezionato il nostro oggetto, non dovremo fare nient'altro che attivare l'occhiello sul nostro gruppo e, sempre su questo gruppo, andremo a creare una maschera di livello. Quindi facciamo clic sulla spunta qui in basso. Signore e signori, abbiamo applicato il colore arancione sul nostro divano. Ovviamente questo non è il nostro risultato finale, infatti in questo momento il colore applicato sul divano è troppo piatto. Per risolvere non dobbiamo fare nient'altro che aprire il nostro gruppo, fare clic sulla nostra tinta unita e cambiare il metodo di fusione da normale a colore. Prima, dopo, tutto un altro paio di maniche. Nascondiamo il nostro livello 1 e ragazzi, solo a questo punto possiamo andare a giocare con la luminosità del colore. Per farlo è semplicissimo, spostiamoci qui in basso su riempimento e facciamo clic su valori tonali. Spostiamo il livello valori tonali al di sotto della tinta unita e adesso per rendere più luminoso il nostro divano ci basterà spostarci qui sull'ultima spunta e spostarla più verso sinistra, in questo modo. Ancora, per aggiungere un po' più di contrasto, vado a spostare la spunta qui al centro, quindi la andrò a spostare più verso destra, ed infine andrò a spostare quest'ultimo cursore che si trova su questa barra leggermente verso sinistra. Chiudiamo il pannello proprietà, vediamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. E ragazzi, a questo punto possiamo andare a migliorare la nostra maschera di livello per ottenere una selezione ancora più accurata, oppure, perché no, possiamo anche cambiare altri oggetti presenti all'interno della nostra immagine, come per esempio i cuscini. Il tutto utilizzando sempre questa tecnica. Che dire, spero che il video ti sia piaciuto, se sì ti prego di lasciare un bel mi piace, oppure lascia un commento qui sotto. Per oggi è tutto, qui Simone, qui Stefano, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial, qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi!